Siccome l'altra volta, per parlare di me, sono stato molto bravo, la redazione di Canter mi ha ricercato per parlare questa volta non di me, ma di una persona molto speciale che, tra l'altro, è la mia allenatrice e la mia compagna di vita. Signori, vi presento Marta. Eccoci qui, dai, mettiamoci al lavoro. Dunque Marta, la gente vuole sapere, nel tuo mondo, oltre ad esserci i cavalli e i cavalli, cosa abbiamo ancora? Nel mio mondo, oltre ai cavalli, c'è sicuramente lo studio della psichiatria, perché in vita mia mi sono sempre un po' divisa tra due passioni, cavalli e studio. Da sempre la mia famiglia ha spinto affinché oltre appunto ai cavalli ci fosse anche l'università e lo studio, così sto finendo la specialistica in psichiatria. Diciamo che sono due passioni che mi hanno sempre accompagnato, i cavalli da una parte e lo studio dall'altra, e che sicuramente in alcuni frangenti si sono un po' scontrate perché il tempo per fare entrambe le cose è duro da trovare. Sono contenta di averle portate avanti entrambe, perché sicuramente alcuni aspetti dell'una e dell'altra cosa influiscono reciprocamente, e quindi è sicuramente un vantaggio averle praticate e averle portate avanti entrambe. La tua giornata come inizia? Allora, da quando suona la sveglia, diciamo che la giornata inizia subito in modo frenetico, per cui solitamente appunto la mattina presto vengo qui in scuderia, cerchiamo di sistemare i cavalli il più presto possibile, perché poi la mia giornata prosegue appunto con la parte dedicata allo studio e finisce poi di nuovo con i cavalli, per cui mattina presto scuderia, giornata lavorativa e con lo studio della psichiatria, e poi di nuovo la sera ai cavalli. Solitamente appunto la sera poi non solo vengo a sistemare i cavalli qui, ma solitamente cerco anche di dedicarmi ai cavalli da salto, che appunto sono anch'essi un pezzo importante della mia vita con i cavalli. Hai visto il ragazzo? Fermo! Accidenti, ai morsi. Vivere poi dal punto di vista invece quotidiano con un infantino ha i suoi pregi, i suoi difetti, nel senso che ovviamente la sua vita è una vita da sportivo e io cerco di assecondarlo in ogni aspetto, quindi dal punto di vista sia della dieta, che non sempre è facile da seguire, che degli orari, però per me è un piacere, anche perché anch'io cerco di essere un po' una sportiva, per cui mi fa solo che bene, insomma. Tra i cavalli d'ostacoli e quelli da corsa avrai sicuramente un cavallo preferito. Dici tutto di lui. Allora, beh, sicuramente il mio cavallo del cuore è il cavallo con cui ho passato più giornate di allenamento, che era ed Onesto, che adesso non sta più correndo. È il cavallo del cuore perché con lui ormai c'era un feeling particolare, per cui sono un po' quelle cose per cui ci si capiva al volo, no? E poi è stato bellissimo vedere come appunto il lavoro quotidiano abbia pagato, per cui lui, nonostante fosse un cavallo modesto, insomma, non un cavallo da gran premio, abbia avuto comunque i suoi successi, per cui è rimasto appunto il mio cavallo del cuore dal punto di vista delle corse. Il nostro settore sicuramente è un settore storico che ha sempre vissuto periodi più positivi e periodi meno positivi. Io credo che sia un settore che assolutamente vada sostenuto e che in qualche modo è appunto un ambiente magico, cioè per me soprattutto, che vivo non solo l'ambiente dei cavalli ma anche altri ambienti lavorativi, è facile capire quanto sia poi speciale e magica questo tipo di vita con i cavalli, per cui assolutamente credo che
che vada sostenuto e che dobbiamo restare uniti per portare di nuovo l'Ippica a quello splendore che era qualche anno fa, insomma. Avvicinarmi al Puro Sangue è stata una cosa particolare perché sicuramente già li conoscevo e li seguivo appunto perché il migliore amico di mio papà era il grande Fausto Tavazzani, ma poi diciamo l'avvicinamento in sella è stato con un mio istruttore, per cui noi ritiravamo il Puro Sangue che avevano finito la loro carriera e gli davamo una nuova strada, quindi gli insegnavamo a saltare quello che era più predisposto per il salto piuttosto che a lavorare in piano quello che era più predisposto per il dressage e quindi poi li vendevamo. E la cosa bella era di questa attività che avevamo intrapreso era innanzitutto che questi cavalli ancora giovani e fantastici potevano avere una nuova vita e in secondo luogo che erano sicuramente cavalli che venivano venduti a un prezzo accessibile, per cui davamo la possibilità di avere un cavallo competitivo, sportivo, un bellissimo cavallo a gente veramente appassionata che magari non aveva i soldi per permettersi il cavallo sportivo da salto. Questa è stata una parte meravigliosa della mia vita a cavallo. Vero. Bello. Prima vittoria è stata sicuramente una forte emozione perché era una cosa che avevamo realizzato come team, quindi insomma eravamo tutti felici. Tra l'altro con lui abbiamo fatto la prima vittoria con tanto di esultanza, perché era comunque la prima per lei e davvero molto felice, sì. E comunque in questo lavoro, con tutte le difficoltà che si trova nel settore, perché tra le varie cose, però quando tagli il traguardo per primo, da allenatore, da fantino, con tutto il lavoro, la passione che ci metti la mattina, perché senza la passione penso che non sarebbe così facile, comunque quando tagli il traguardo per primo vuol dire che hai fatto bene quello per cui ti alzi tutte le mattine. Ok. Ragazzi, noi andiamo avanti nel nostro lavoro e niente, ci vediamo all'ippodromo. Ciao a tutti. Ah, ah, ah. Ah, sei scemo.